pesante il campo, proprio come l'atmosfera allo stadio Viviani, chiusa per metà la struttura per motivi di sicurezza, ma pesare il pericolo di chiusura della società rossoblù nell'attesa e temuta decisione della Corte di Giustizia federale di martedì. Ma il nervosismo si tramuta in grinta per il Potenza, che parte in quarta, pressing continuo e spalla alle corde, rannicchiata in difesa, in pericolo al 22esimo quando Catania spreca l'assist di un esuberante Frezza. Poi sale il nervosismo e l'arbitro prima espelle Pozzi, un dirigente della SPAL, e un attimo dopo l'allenatore del Potenza Capuano. Quando si torna a giocare, la SPAL che crea azioni e occasioni. Prima al 36esimo una pozzanghera rallenta l'assist di Schiavon per Cipriani. Due minuti dopo, nella stessa pozzanghera, è Tesonero che si complica la vita rimediando un giallo. Infine l'1-2 più pericoloso di marca ospite, firmato da Bazzani, che al 40esimo alza troppo il colpo di testa, mentre due minuti dopo angola troppo la sua girata. E allora nel Potenza, dopo il riposo, dentro Magliocco, al suo esordio, e fuori Raci. Cambio azzeccato, con vantaggio che arriva al quinto. La solita pozzanghera questa volta favorisce il Potenza, con Berardi che non sbaglia il tiro. Per la SPAL fuori Valtolina, dentro il neoacquisto Smith che al 16esimo si presenta a Tesoniero. Ma il pareggio arriva al 24esimo su un errore del Potenza che permette a Bazzani da solo in area l'assist per Cipriani. Ma il Potenza non molle, dopo l'espulsione dalla panchina di Schiavon va di nuovo in vantaggio al 33esimo con Magliocco lanciato da Catania. Per la SPAL tutto sembra complicarsi due minuti dopo quando Bazzani viene espulso, ma al 40esimo arriva il solito errore del Potenza e sugli sviluppi il centro imparabile di Smith che di fatto manda le due squadre nel spogliatoio. L'ennesima grandissima prestazione, non posso fare nessun appunto, resta il rammarico, l'ennesima prestazione positivissima con qualche limite purtroppo. Ma soddisfatto perché abbiamo giocato contro una buona squadra, alla fine se contiamo le occasioni da gol pericolose direi che probabilmente ne abbiamo fatto.